poeti vivono il cielo, gli altri lo raggiungono o tentano. Dopo, solo dopo i poeti non hanno amici. Bisogna prima concedere loro il loro corpo morto, così che poi possano cantarli con pochi spiccioli di tempo e di denaro. I poeti non hanno amici, si battono forte per averne almeno uno, ma è questa l'unica cosa che non riescono a vedere, di tutto il resto sanno o imparano. Forse per questo i poeti non muoiono mai e lasciano lì il loro corpo affinché sia ammirato, mostrato, lodato il loro corpo morto. E le loro righe, che non sfioriscono mai, cercano di descrivere a chi resta quando sia dura la vita e tenera la morte e che fatica immane per conquistarla.